Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda e sono una mediatrice culturale del Sistema Museale d'Ateneo di Bologna. Oggi ci troviamo qui insieme per parlare di come è fatta una bussola e come costruirne una. L'idea mi è venuta in mente osservando le antiche carte geografiche che sono conservate al Museo di Palazzo Poggi e mi sono chiesta come facevano i navigatori del passato a orientarsi senza l'utilizzo dei modelli GPS e dei satellitari. Certo, si potevano aiutare col sole e le stelle, ma non sempre questo era possibile, perché in caso di maltempo gli astri appunto non erano visibili. Ed ecco allora che entra in gioco un nuovo strumento, appunto la nostra amica bussola. L'invenzione della bussola si deve probabilmente ai cinesi intorno all'anno 1000. Inizialmente veniva utilizzato come un giocattolo e solo successivamente utilizzato per la navigazione. Ma come è fatta una bussola? E soprattutto, come riusciremo a costruirne una comodamente a casa nostra? Prima di farlo, vorrei fare un passo indietro e spiegarvi come è fatto il nostro pianeta. Il nostro pianeta è attraversato da una forza magnetica che ha una direzione quasi coincidente con quella dell'asse che unisce il polo nord e il polo sud. Tutto ciò che è magnetizzato, cioè calamitato, si dispone nella stessa direzione dell'asse magnetica terrestre e quindi lungo la direzione nord-sud. Vi vorrei far vedere anche come è fatta una bussola e per farlo ho utilizzato questa immagine. Ecco qua, la bussola è costituita da un quadrante in cui sono indicati i quattro punti cardinali che noi tutti conosciamo e sono il nord, il sud, l'est e l'ovest. E all'interno c'è una lancetta magnetizzata montata su un perno in modo tale che sia libera di muoversi. Poiché l'ago della bussola si comporta come tutti i corpi magnetizzati, si allinea sempre lungo l'asse magnetico terrestre, indicando così il nord. Prima di passare alla fase della costruzione della nostra bussola, vorrei darvi ancora qualche informazione su una carta geografica a me molto cara e che mi ha spinto a sapere e a capire appunto il funzionamento della bussola. Sto parlando della carta di William Blau del 1669, che rappresenta l'America. La carta è composta da quattro tavole unite e incollate su tela con decorazioni molto ricche. Ci sono cinque rose dei venti. In basso a destra sono raffigurati due grandi esploratori, Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci. Ovunque ci sono mostri marini e un banco di pesci volanti sembra volteggiare sulla cima dei velieri. Ai due lati sono rappresentati gli usi e i costumi delle popolazioni americane e in basso sono raffigurate vedute di città come ad esempio quella di Santo Domingo. Bene, è ora di passare alla costruzione della nostra bussola. Andiamo! Ed ecco come procediamo per costruire la nostra bussola. Quello che ci serve è un coltello, un tappo di sughero, un ago, una penna, una calamita, dell'acqua e una ciotola. Come prima cosa andremo a tagliare il nostro tappo di sughero tenendo appunto circa come dimensione la rondella 5 mm, come ho fatto io in questo caso. In seguito, per rendere la nostra bussola più bella, possiamo andare a indicare i vari punti cardinali come con la nostra biro. Una volta disegnati i punti cardinali, andremo a infilare il nostro ago partendo dal sud, dalla posizione del sud, verso il nord. A questo punto procediamo con l'esperimento. Mettiamo dell'acqua nella ciotola andremo a magnetizzare il nostro ago con una semplice calamita, strofinandolo più volte sulla parte della calamita. Andiamo a appoggiarlo nell'acqua e come vedete l'ago si gira verso il nord magnetico della Terra. Potrete verificare il nord
utilizzando l'app della bussola che è presente in ogni cellulare. Bene, spero che il video e le informazioni che vi abbiamo dato vi siano piaciute e vi abbiano incuriosito in un futuro a visitare il nostro museo. Spero anche che l'attività sia stata di vostro gradimento. Grazie, a presto e alla prossima. Ciao!